Siano lodati Gesù e Maria. Fratelli e sorelle carissimi, il Vangelo che abbiamo ascoltato di questa sedicesima domenica del tempo ordinario presenta il noto episodio di Marta e Maria. Contestualizziamo anzitutto un po' l'ambiente. Marta e Maria, secondo i Vangeli, erano le due sorelle di Lazzaro. Lazzaro è un po' più famoso, Lazzaro è quel grande amico di Gesù che poi morì e dopo 4 giorni fu da lui risuscitato. Marta e Maria erano le sue sorelle, e questa Maria, tra l'altro, da tempi antichissimi, fin dai tempi di San Girolamo, è stata identificata, sempre grazie al Vangelo di Luca, con la peccatrice perdonata, cioè con quella che si chiamava Maria di Magdala. Attenzione, Lazzaro era di Betania e anche Maria Maddalena, che festeggeremo il 22, solo che il 22 noi abbiamo la doppia celebrazione, perché c'è anche il miracolo della Madonna, che domani, che dopodomani, a Dio se ti vuole, festeggeremo in modo solenne. Magdala era un sobborgo di Tiberiade, la Galilea del Nord è un po' come, io dicevo sempre quando stavo a Borgo San Michele, era un po' come Borgo San Michele e Latina, ma a Tiberiade ci andavano i patrizi romani in vacanza, quindi era proprio, per farvi capire, un po' come oggi a Ibiza, che ne so, Porto Rotondo, la Costa Azzurra, queste cose qui, dove vanno i ricconi a fare le vacanze. E Maria Maddalena non era una prostituta o un'adultera, era semplicemente una donna avvenente che le piaceva la bella vita, d'accordo? Qui chiaramente, nel contesto in cui la troviamo, siamo al capitolo 10° del Vangelo di Luca, l'episodio della peccatrice perdonata, che è appunto questa Maria che si mette ai piedi di Gesù, lo troviamo al capitolo 7°, quindi aveva già incontrato Gesù e aveva già conosciuto la sua misericordia. Quindi questa è un pochettino la contestualizzazione del Vangelo, che è importante anche per comprendere le reazioni, no? Marta, la sorella, attenzione che è santa, quindi esiste Santa Maria di Magdala, ma festeggiamo anche Santa Marta, sono due santità. Quindi, siccome Marta qui è un po' rimproverata da parte del Signore, non pensiamo che Marta non fosse gradita, però il Signore sta facendo una importante catechesi, ecco, che è, se noi volessimo, come dire, volessimo sintetizzarlo in uno slogan, è questo qui: fare o essere, operare o ascoltare. Qual è la cosa più importante? Allora, facciamo qualche esempio, così poi dagli esempi arriviamo all'insegnamento, no? Quando oggi qualche persona si avvicina un pochino a Gesù o alla Chiesa, qual è la prima cosa che gli viene in mente da fare? Impegnarsi in parrocchia. Magari, io figuriamoci, sono parroco, se impegnassero tutti quanti in parrocchia ne sarei ben felice, tutti quanti benvenuti, no? Ma avvicinarsi al Signore vuol dire cominciare a fare qualcosa, perché prima non facevo tutte cose buone, quindi che ne so, vado a leggere le letture, do una mano alla chiesa, entro nel comitato parrocchiale, do una mano al consiglio pastorale, opero nella Caritas dove ci sta, faccio volontariato, tutte tante cose fantastiche. Ma è questa la prima cosa da fare e la cosa più importante da fare secondo il Vangelo di oggi? Questo è l'insegnamento. Ecco, non è che Marta ha sbagliato nel fare tante cose materiali per accogliere Gesù, ecco, ma ci sono due però, due. La prima cosa è che non è questa la cosa più importante. Maria si mette ai piedi di Gesù e ascolta la sua parola. Che significa? Significa che prima di fare io devo essere, prima di operare io devo ascoltare. Perché? Perché oggi dilaga la cosiddetta eresia, come dire, del faccendierismo o delle opere o del fare, fare, fare. Molte volte producendo delle azioni disordinate, avete visto situazioni poi che si determinano perché siamo molte volte presi da tante cose da fare, anche i sacerdoti, no? Pensiamo per esempio, sapete che adesso dilagano in Italia, purtroppo in molte diocesi, situazioni con un prete che ha da gestire 7 parrocchie. Io mi sono sempre chiesto, per fortuna che il Signore non me l'ha mai messo davanti, come fai?
Cioè, la domenica questo va in giro a dirsi sette messe per sette parrocchie. Cioè la messa, che è la cosa più bella di questo mondo, cioè diventa, che capite? Cioè tu dici, come fai a celebrare la messa con calma? cioè quando devi celebrare le sette in tutta la giornata, capite? Troppo, eh. Allora, queste sono situazioni di emergenza, certamente le situazioni di emergenza purtroppo non c'hanno legge, no? Però noi tendiamo oggi a concepire troppo il primato del fare un esempio semplice. Quanto siamo capaci, per esempio, di stare in silenzio davanti al tabernacolo? Cioè, a ascoltare, a sta un po' tra... Ma anche non davanti al tabernacolo, provate a casa, stare in silenzio, sta buono, senza fare qualcosa. Senza necessariamente fare qualcosa, muoverti e prova un attimo. Noi oggi non siamo abituati, pure questa è la cosa più importante di tutti. Cioè, quando ci si avvicina al Signore, la prima pensiero non è il primo pensiero che mi viene che cosa posso fare, ma ho incontrato il Signore. Bene, Maria di Magda lo sapeva, questo mi ha perdonato una vita dei peccati, io ho vissuto una vita lontana da Dio. Adesso io ho bisogno di essere oggi, diciamo, resettati, capite? Devo essere riprogrammato, d'accordo? Devo reimpostare la mia vita su altre frequenze, e io lo devo conoscere quello che vuole Gesù, lo devo conoscere quello che pensa Gesù, e quindi la prima cosa che devo fare lo devo ascoltare. Sapete quante volte un sacerdote capita di ascoltare persone che ti vengono a dire: padre, ma io questa cosa non la sapevo, ah padre, ma io questa cosa non la sapevo, ah padre, ma io questa cosa non la sapevo, ah ma io non sapevo che questo era peccato, io non sapevo questo. Allora è chiaro che io in diretta non glielo posso dire, no? Però nostro Signore, con tanta carità, gli potrebbe dire: lo so figlio mio, lo so figlio mio, non lo sapevi, ma nella tua vita fino ad oggi, adesso da oggi in poi cambierà, quanto tempo hai dedicato ad imparare, ad ascoltare? Perché se tu non mi dai modo di parlarti, come fai a sapere le cose? Se la tua vita è piena di tante cose da fare, no? Sapete le classiche cose che dicono ai sacerdoti: io non ho mai chiesto niente a nessuno, voi sapete, quando andrò via da Sermoneta mi potete dire: ah, Don Leonardo aveva detto così, non è vero, non ho mai preso di petto nessuno dicendoti non ti vedo mai in chiesa. Ma non è che non lo faccio, ho detto tante volte, perché non mi dispiace per le anime che non vengono in chiesa, ma perché quello ci deve arrivare da solo. Allora, qualcuno, sapete come dicevano i romani, no? Excusatio non petita, accusatio manifesta. Cioè si viene a scusare come senza che ti ho chiesto niente, ma capite? Scusa non richiesta, accusa manifesta, dicevano i romani. Dice: ah padre, lei non mi vede in chiesa. Ma io non vado in chiesa perché adesso non ho tempo, ma a casa qualche preghiera la dico. Assolutamente niente, dico, ma non c'hai tempo. Guardate che dietro non c'ho tempo, non c'ho tempo è una balla, questo lo dobbiamo sapere tutti quanti. Non è che non c'ho tempo, non c'ho voglia, cioè ci sono altre priorità, cioè, capite? Diciamoci le cose, se ti piace, se sei appassionato, sei tifoso della squadra di calcio, ah voglio vedere, se non la trovi un'ora e mezza per andare a vedere la partita in televisione, una, due oppure tre volte a settimana. Se ti piace giocare a carte, voglio vedere, se non lo trovi due ore di tempo vanno al bar a giocare a carte, vediamo. Allora, non è che non c'hai tempo, è che questa non è una tua priorità, ed ecco l'insegnamento di oggi di Gesù. La priorità è l'ascolto, non il fare tante cose, mi metto a posto la coscienza, sì, faccio qualche opera buona, faccio pure qualche elemosina, accendo qualche candela, faccio qualche preghiera, mi sono, come dire, tolto il problema religioso, mi sono messo a posto la coscienza e poi la vita va come pare. Non funziona così. Quindi, la prima cosa è l'ascolto, è stare con Gesù, è conoscere quello che lui vuole. Poi c'è un altro problema, che è quello che fa la povera Marta, che comunque è santa, che lei c'ha ansia, tu ti affanni, non è che lei opera, gli dice Gesù, tu ti affanni e ti agiti per molte cose. Allora, quando noi operiamo non nella volontà di Dio, quindi non facciamo le cose che bisogna fare, ma come Dio vuole, si capisce che noi stiamo ansiosi, affannati e agitati. Questa non è vita cristiana. I cristiani fanno tante cose, lavorano tanto, ma lavorano bene, perché prima danno adeguato spazio alla preghiera. Io dico sempre, sapete, Sant'Alfonso Maria de Liguori, che non dormiva quasi mai, lui diceva che pregava 10 ore al giorno e lavorava 8 ore al giorno, e altre 6 erano dedicate
a mangiare, non troppo e non troppo spesso, e a dormire, capite quanto, no? Però capite la proporzione, 10 ore di preghiera e 8 ore di lavoro, ma in quelle 8 ore di lavoro di Sant'Alfonso, fatte con tanta preghiera alle spalle, quello produceva quanto la persona ne produce con 30 ore di lavoro, perché è fatto bene, ma non è fatto in maniera affannato e agitato, perché è fatto in maniera ordinata. Io dico sempre, immaginatevi Gesù che sta in laboratorio con San Giuseppe, si fa le sue 8 ore al giorno di lavoro, ma Gesù quando lavorava, come lavorava? Si metteva seduto a leggere il giornale, oppure stava agitato, dice, dobbiamo fare la consegna, sbrigati, prendi la pianta, prendi il martello. No, Gesù quelle 8 ore lavorava bene, lavorava standoci con la testa, non si metteva a leggere il giornale, ma non stava con l'angoscia e con l'affanno. E sicuramente nessuna consegna San Giuseppe e Gesù l'hanno fatta in ritardo, pur non avendo l'affanno e l'agitazione. Quindi prima l'ascolto e prima la preghiera, perché anche il nostro operare possa essere secondo Dio, non un affannarsi, un agitarsi, come dire, disordinato, che facciamo tante cose ma produciamo quasi niente e poco facciamo bene, ma quello che facciamo lo facciamo bene per la gloria di Dio, senza affanni e senza agitazioni, pieni della presenza del Signore e lavorando bene per la gloria di Dio e per il bene del prossimo. Bene, ci aiuti Maria Santissima, che come tutte le grandi sante è stata una sintesi perfetta tra Marta e Maria, con il primato di Maria anche tantissimo operato, e questa è stata anche la vita di Gesù. Portiamoci questo insegnamento, chiediamoci veramente in questa Santa Messa come è il nostro ascolto e quanto siamo capaci di stare come Maria ai piedi di Gesù, ricordando quello che Gesù ha detto, questa è la cosa migliore, anzi, l'unica di cui c'è bisogno e che mai ci sarà tolta. Siamo lodati Gesù e Maria.